Carissimi, questo momento di dolore e serena preghiera unisce la diocesi di Ivrea a tante e tante persone, tante che sono qui e tante che avrebbero voluto esserci e non hanno potuto essere. Ringrazio tutti i presenti, insieme alle autorità civili e militari, gli eccellentissimi arcivescovi e vescovi venuti da varie diocesi del Piemonte e da fuori dalla nostra regione, porto la commossa partecipazione spirituale di coloro che non hanno potuto essere presenti, tra essi un limito, perché l'elenco sarebbe lungo, mi limito a ricordare Sonnenza il cardinale Matteo Zuppi, che ringrazio per il bellissimo messaggio inviato e che ancora poco fa Sonnenza il cardinale Miglio e anche a me ha inviato un messaggio degli Stati Uniti dove sta compiendo una missione importante e gli abbiamo detto che lo ricordiamo in preghiera. Sonnenza il cardinale Bertone, grazie anche per il suo messaggio e per il suo desiderio di essere qui, l'arcivescovo di Torino, nostro corrente, impegnato pastoralmente fuori di sede. E permettetemi di dire Sua Eccellenza Monsignor Pier Giorgio De Bernardi, che non è riuscito a partire dal Burkina Faso, avendo tentato in tutti i modi ieri di partire anche stamattina, ma non ce l'ha fatta. Ringrazio per la loro presenza gli eminentissimi cardinali Giuseppe Bertello e Enrico Miglio, il quale, e lo ringrazio di cuore, presiede questa celebrazione. E ringrazio tutti, davvero di cuore. Do per prima cosa lettura del messaggio che il Santo Padre Francesco ha inviato attraverso il suo segretario di Stato. Appresa la notizia del decesso dell'eccellentissimo Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, il Santo Padre desidera far pervenire l'espressione della sua spirituale vicinanza ai familiari e a quanti piangono la scomparsa del preside, così tanto amato e apprezzato da coloro che ha incontrato nel suo lungo e fecondo ministero. Il Sommo Pontefice lo ricorda quale grande appassionato del Vangelo, che si è distinto per la vicinanza ai poveri, diventando segno profetico di giustizia e di pace in tempi particolari della storia della Chiesa, nonché un uomo di dialogo e punto di riferimento per numerosi esponenti della vita pubblica e politica del nostro Paese. Grato al Signore per questo intrepido testimone del Concilio, Sua Santità implora dal Signore risorto il premio eterno promesso ai servi fedeli e di cuore in parte a codesta comunità diocesana, come pure a quella di Bologna, che lo vide stimato presbitero e poi vescovo ausiliare, la benedizione apostolica, estensibile ai presenti tutti al rito esequiale. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. Cari amici, due parole soltanto. Il Signore ha chiamato a sé Monsignor Luigi quando già avevamo abbozzato i festeggiamenti per il suo 60° di episcopato al Santuario di Frascati il 27 agosto e il 100° compleanno qui in cattedrale il 26 novembre. Bene, ci uniremo a lui che ringrazierà il Signore da un altro santuario. Molto meglio di me, che l'ho conosciuto di persona soltanto al mio arrivo a Ivrea, quando egli già da 13 anni ormai era vescovo emerito, altri in questi giorni hanno sottolineato e ancora sottolineeranno importanti aspetti del vivere, del pensare, dell'agire di Monsignor Luigi. Convinto che non si tratta di un elemento marginale, io mi soffermo sulla sua bella umanità, da tutti riconosciuta come un grande valore aggiunto. Fin da subito si è instaurato tra noi un rapporto sincero, preziosa realtà
oggi particolarmente. È basato questo rapporto sulla sincerità e sul reciproco rispetto che mi ha fatto percepire in un signor Bettazzi un padre. La sua età, peraltro, era esattamente quella della mia cara mamma. La mia coscritta, diceva un signor Luigi, ogni volta che la incontrava. Come sta la mia coscritta? Salutamela, mi diceva ogni volta. Erano persone, sia lui che lei, di forte tempra, di robusta volontà, di salde convinzioni, uomini e donne che non si perdevano in quisquiglie perché erano capaci di sguardi profondi sulla realtà e animati da forte speranza umana e teologale. Da una ricca umanità si è comportati, vivificati, da una povera umanità, anche in presenza di altre doti cospicue di mente e di ingegno, si rimane mortificati. Al caro Monsignor Luigi, il mio grazie. Egli è in cammino, posto che non sia già arrivato, è in cammino su quella meta, verso quella meta, dove tutto è chiaro, dove ciò che conta è l'essenziale, che si è cercato lungo i passi del cammino, terreno, là dove risplende il volto verso cui puntiamo lo sguardo, desiderosi di vederlo non solo attraverso i veli del mistero, ma faccia a faccia. Ho sotto gli occhi il testamento spirituale di Monsignor Luigi. 4 fittissime pagine protocollo percate a mano, in cui, facendo scorrere dall'inizio la sua lunga vita, ringrazia innanzitutto Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, le persone, le istituzioni, le realtà che hanno arricchito il suo cammino di uomo e di cristiano, e conclude con un'umile richiesta di perdono a tante rivolte. Carissimo Monsignor Luigi, in paradiso vedo cante angeli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Di fronte al mistero della morte, di fronte al mistero della Pasqua, che è morte e risurrezione di Gesù, umilmente riconosciamoci piccoli e poveri e invochiamo la misericordia del Padre. Confesso a te, al quale è affidato la cura della tua famiglia,
di entrare con gli abbondanti frutti delle sue fatiche apostoliche nella gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel mio Vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è degna di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà. Se siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Richiama alla memoria queste cose, scongiurando davanti a Dio che si evitino le vane discussioni, le quali non giovano a nulla, se non alla rovina di chi le ascolta. Sforzati di presentarti a Dio come una persona degna, un lavoratore che non deve vergognarsi e che dispensa rettamente la parola della verità. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui, è risorto. Infatti, come aveva detto, venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Abbandonata in fretta al sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi». Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno». Parola del Signore. Dialogo a tutto campo.
ricordato anche del messaggio del cardinale segretario di Stato a nome del Santo Padre, gli siamo profondamente grati. Ma non dobbiamo dimenticare ricordi e testimonianze legati al suo ministero di vescovo di questa chiesa particolare, che lui ha vissuto con grande intensità. Una chiesa, una diocesi in cui ha sempre voluto riconoscere meriti che forse noi non sempre vedevamo. Ce l'ha ripetuto tante volte: tutto quello che ho potuto fare è anche grazie e soprattutto alla diocesi di Ivrea. Con noi ha sempre condiviso tutto quanto gli capitava di vivere negli spazi più ampi della Chiesa e del mondo. A noi sento oggi rivolta in modo particolare una parola evangelica: raccogliete i frammenti, colligite frammenta, perché non vada perduto nulla di quanto ci ha comunicato, dalle missioni più impegnative nei vari continenti fino alle giornate e alle celebrazioni più semplici nelle parrocchie più piccole delle nostre vallate. Come diocesi abbiamo il compito di custodire una memoria preziosa. Ma in questo momento ci troviamo qui per celebrare il mistero pasquale, quella messa cui non ha mai voluto rinunciare neppure nelle giornate più intense e tirate, spesso celebrando ad orari impossibili, per vivere il compimento della Pasqua per lui, chiedendo al Signore di completare ciò che manca nella vita di ciascuno, nella vita di ciascuno di noi e certo anche in quella del Vescovo Luigi, ciò che manca alla pienezza dell'amore di Cristo. Voglio vedere un piccolo segno anche in questi 4 mesi che sono mancati per arrivare ai 100 anni. E il Signore che completa, non siamo noi. Gesù che si offre nel sacrificio e ci viene incontro vivo e risorto, vuole completare dunque quanto manca al nostro amore per portarci tutti alla pienezza del suo amore. Nella luce dell'incontro con il Signore risorto comprendiamo meglio il dono che il Signore ha voluto farci attraverso il Vescovo Luigi e anche il mandato che oggi tutti noi riceviamo da lui, per continuare un cammino che si presenta ancora lungo e sempre nuovo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato trasmette anche a noi oggi il messaggio affidato alle donne per i primi discepoli: andare in Galilea per incontrarlo. In Galilea era iniziato il ministero di Gesù, in Nazareno. E dalla Galilea riparte il ministero affidato agli apostoli e attraverso di loro a tutta la Chiesa. Galilea vuol dire anzitutto radici, radici da non dimenticare, per capire tutto il seguito di una vita e di una storia. Vale anche per il Vescovo Luigi, le sue radici, anzitutto la sua famiglia d'origine, cui voglio dire un grazie particolare per come gli sono stati sempre accanto e vicini, ma anche per la discrezione che hanno sempre mantenuto nei confronti del suo ministero. E poi la sua chiesa di formazione, da Treviso a Bologna, i suoi studi di teologia e di filosofia. Radici di Luigi vuol dire anche l'incontro da giovane sacerdote con il santo Charles de Foucault, con il deserto, il giovane vescovo titolare di Tagaste, quando fu nominato vescovo di Ivrea partì per l'Algeria, andò là a prepararsi nel deserto di Fratel Carlo. Radici vuol dire anche il silenzio,
da lui cercato e coltivato anzitutto nella sua cappella. Non potrò mai dimenticare le sue ore di solitudine, di preghiera al mattino presto, ma soprattutto i sabati pomeriggio, quando preparava la parola di Dio per la domenica. Erano lunghe soste nella cappella del vescovato. Galilea vuol dire il monte indicato dal Signore, un monte che rappresenta tutti gli altri, le montagne e le scalate, da quelle più semplici a quelle più impervie. Questa mattina la cerchia delle nostre Alpi era particolarmente pulita e luminosa. Un attimo di nostalgia, ma poi mi è parso di vedere il saluto che le montagne volevano dare a lui, che era molto affezionato a tutte queste montagne. Tra tutte queste scalate vorrei ricordarne una, il Cervino, esattamente 50 anni fa, quando gli facevamo gli auguri dicendo: il Signore completi l'opera di cui è giunto a metà. Siamo quasi arrivati. Quella scalata al Cervino credo che sia stata per lui la più dura. Dura per lui, ma anche per la guida alpina che lo accompagnava e che subito non sapeva chi fosse quel cliente. E questa scalata al Cervino, di cui tante volte ha raccontato, ben rappresenta tutte le scalate ancora più impervie da lui affrontate e oggi consegnate a noi. È una scalata ardua, arrivare a vivere il concilio nella vita di tutta la Chiesa. È una scalata ardua quella della pace. Isaia lo dice: venite, saliamo al monte del Signore, là dove le spade diventeranno aratri. Una scalata ardua l'impegno per la giustizia. Tra le montagne importanti della vita di ognuno di noi, anche della sua, come non ricordare il Carmelo, è mancato proprio domenica 16 luglio, festa della Madonna del Carmelo, e il Sinai. Quella l'abbiamo fatta insieme, io non ero una guida esperta, lui non era allenato. Prima di arrivare in vetta si sedette e mi dice: io resto qua. Dice: vai a casa, in quel cassetto c'è quella cosa, in quell'altro cassetto. Poi ci siamo ripresi, ma ho passato un attimo davvero di panico. Il Carmelo e il Sinai, i luoghi di Mosè e di Elia, i luoghi del silenzio e della ricerca del volto di Dio. Dal monte della Galilea parte la missione: andate in tutto il mondo, sono con voi tutti i giorni. Il mondo tutto, ben rappresentato da quella Galilea delle genti di cui parla Isaia e ripresa da Matteo al capitolo 4 per inquadrare gli inizi del ministero di Gesù, per darci il contesto della missione di Gesù. Zona di confine, zona di incontro tra culture, religioni e popoli. Un mondo, una storia, dove il Signore è con noi tutti i giorni fino alla fine dei tempi. Dunque, un mondo da amare sempre e dove scoprire la bellezza dell'azione dello Spirito. Lì è chiamata a vivere, operare e gioire la Madre Chiesa. Le parole con cui Papa Giovanni apriva il concilio: Gaudet Mater Ecclesia, la Madre Chiesa gioisce. E anche capiamo meglio allora le parole del suo motto episcopale, lo abbiamo riascoltato prima del Vangelo: nella carità di Dio e nella pazienza di Cristo. Il modo di stare dentro con gioia, con serenità e con fiducia al mondo di ogni tempo e di ogni luogo.
E allora in questo momento preghiamo e accompagniamo il Vescovo Luigi nella sua ascensione più alta e più ampia, pregando con la preghiera della liturgia che già ci è stata ricordata: in paradiso ti accolgono gli angeli, ti accompagnano i martiri. E in questo momento non è difficile non vedere una lunga fila di santi, di beati, di venerabili, di servi di Dio con cui il Vescovo Luigi ha condiviso su questa terra il suo cammino e che ora lo hanno accompagnato nel suo ingresso nella Santa Gerusalemme. Gli vengono incontro il Beato Longhi, Vescovo di Treviso, fu il Vescovo del suo seminario minore, di Charles de Foucault naturalmente, San Benedetto Labra, quante volte lo ha ricordato, il Beato Marella di Bologna, e poi naturalmente Giovanni XXIII e Paolo VI, i legami con la Fuci. Giovanni Paolo II è qui per ricordare quelle due giornate memorabili e precedute da una serata memorabile di incontro tra il Papa e il Vescovo, un incontro a dir poco commovente. E poi Oscar Romero, Don Elder Camara, con i nostri santi martiri San Maurizio, San Besso, Armando, Taddeo Meccarti e la Madre Verne, la Madre Clare della Touche, e Gino Pistoni e Don Tonino Bello, Don Milani e Don Mazzolari, e come non ricordare Cardinale Pellegrino. Sono stato testimone più volte del dialogo. Pellegrino ormai non parlava più, ma si parlavano con gli occhi e con le mani. E il Cardinale Balestrero, con cui ha avuto davvero un'amicizia spirituale profonda. Ma voglio ricordare anche qualche santo della porta accanto, ad esempio il Don Bracco di Fondo Valchiusella, tante volte lui è passato davanti a quella canonica. Ecco, ricordate un po' la rinfusa, ma anche l'ingresso del Vescovo Luigi nella città celeste deve essere stato un po' movimentato e un po' vivacizzato da lui e da questi suoi amici santi. E allora questa sera lui ci dice che amare è servire, ma amare è anche osare e rischiare. Lui, Vescovo Luigi, lo ha fatto per noi, quanti ci consideriamo i più vicini, tra virgolette, per incoraggiarci sempre di più. Ma lo ha fatto anche per gli altri, quelli che a volte consideriamo più lontani e che spesso non si sentono amati proprio da noi. Ma Dio è fedele, ci ha ricordato San Paolo, e la parola di Dio non è mai incatenata. Siamo dunque pieni di stupore nel contemplare quanto il Signore ha operato attraverso questo suo servo. E non dimentichiamo mai la parola di Gesù ai suoi discepoli nel momento in cui li lasciava. Mi pare una parola che Luigi oggi consegna a tutti noi: avete visto le opere che io ho fatto? Con la vostra fede ne potrete compiere di più grandi. Fratelli e sorelle, rivolgiamo la nostra comune preghiera al Signore nostro Dio per l'anima del nostro fratello il Vescovo Luigi e preghiamo.
preghiamo anche per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo e per la nostra salvezza.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. Fate questo in memoria di me.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda il Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con tuo servo e nostro Papa Francesco, con me in te tuo servo, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello il vescovo Luigi, che oggi è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte da te eterno, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, in ogni tempo, Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode.
regna. La tua clemenza, Signore misericordioso, si effonda sull'anima del tuo servo, il vescovo Luigi, perché giunga per la forza di questo sacrificio all'eterna comunione con il Cristo che ha annunciato, nel quale ha sperato. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiere, apri a lui le porte del paradiso e a
stiamo qua giù d'ora di attendere con fede il giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te come il nostro fratello Luigi, per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Ora, essendo terminata la poesia, seguono alcune testimonianze di omaggio e di ricordo del vescovo Luigi, vi invito a sedere. È troppo vicino con la bocca. Amato per
così tanto tempo. Il tuo, Monsignor De Grazia, è stato lo sguardo di un profeta, uno sguardo lungo che continuerà a incrociarsi con il nostro, con quello della tua gente. Grazie. Presidente di Passcristi nazionale e internazionale, hai voluto percorrere per portare a tutti il tuo messaggio di pace. Le tue scelte coraggiose hanno guidato e illuminato il nostro cammino di Passcristi, ma non solo il nostro. Le hai fatte tutte le marce della pace, fino all'ultimo, proprio nella diocesi di cui sono vestito, la realtà nuova, il 31 dicembre del 2023. E poi, come non ricordare oggi, proprio questo riportare al cuore, la difesa che tu hai avuto verso gli obiettori di coscienza, delle varie forme di obiezione, la scelta di essere dalla parte delle minoranze, degli scartati, dei poveri, nello spirito del concilio che tu hai sempre richiamato e testimoniato in prima persona e probabilmente ancora voi persi adesso di quella bellissima primavera della Chiesa che è stato il concilio ecumenico Vaticano II e poi alla fine del concilio del 63, quel patto del 65, quel patto delle catacombe che tu sottoscrivesti insieme ad altri vescovi e una chiesa più semplice, più agile nel suo cammino incontro e con questo mondo. Tu ci hai indicato la fedeltà alla parola di Dio, una fedeltà che talvolta è stata anche rimproverata anche all'interno della chiesa. Noi vogliamo chiederti anche perdono per quei momenti. Ci hai indicato l'amore per l'uomo e per la donna, per le persone, gli ultimi soprattutto. Oggi tutti parlano di te, ma lascia che te lo dica. Ora che sei morto, pensano che tu possa dare meno fastidio di quanto invece potevi da vivo. Ho detto dell'omelia al terminale meglio, Carrini,
tu ti incontri oggi con Don Tonino e con tutti i testimoni e i martiri della pace. E così, diversamente viventi, noi e tu continui a camminare con noi. Ci ha scritto anche il presidente internazionale e la co-presidente di Pascristi, dicendo di aver avuto in te un esempio fulgido, la personale di quella che può essere e deve essere il futuro. Come qualcuno ha scritto di Pascristi, tu non sei l'uomo del passato, Luigi, fratello vescovo, ma del futuro. E il modo migliore per ricordarti è continuare sulla strada tracciata con la stessa fantasia creativa e generatrice, sapendo usare, sì, osare e sognare la pace. Camminare nella stessa direzione che tu ci hai indicato, con il ricordo vivo dei tanti martiri, delle vittime dell'ingiustizia, della violenza e della guerra, per la tua denuncia tu hai speso tutta la tua vita. Grazie, fratello vescovo Luigi. A Dio. Arrivederci. Ringraziamo il Signore per aver avuto l'opportunità di condividere con Lui un lungo tratto di cammino. Monsignor Bettazzi è stato un amico e un fratello nella fede, sempre presente a tutti gli incontri ecumenici e alle iniziative sociali a favore degli emarginati. E a questo proposito voglio ricordare il ruolo fondamentale svolto da Monsignor Bettazzi nella costituzione della Casa del Bramo, forse qualcuno si ricorderà che adesso comunque ha cessato l'attività. Si è trattato di un impegno ecumenico in cui hanno partecipato persone fianco a fianco, in modo ecumenico e fraterno, cattolici, membri della Chiesa dei Fratelli, una piccola chiesa cattolica, membri della comunità ebraica e membri della Chiesa Valdese. E fu grazie a Monsignor Bettazzi se ci potevano impegnare locali e appartamenti della Burga per ospitare vari immigrati che in quel momento provenivano dai paesi del Nord Africa. Ricordando la sua bella personalità e tutto ciò che ci ha lasciato, possiamo ripetere le parole dell'angelo dell'Apocalisse che proclama la perseveranza dei santi che osservano i comandamenti di Dio
Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dovete spostarvi da qui. Dovete spostarvi da qui. Loro passano di qua. Ok, ci spostiamo. Concedo al nostro fratello questo dolore.